io per una settimana mi riprende il tuo iPhone. No. Ok, una settimana. Lui è il tizio. Scelto, eh? Testimoni tutti quanti. Ma non erano scherzi. No. Delle volte. Sì. Quindi lo dovrebbe. Marco, no. Stop. Comunque foto belle a modo, eh. Ha manifestato più volte il fatto che è pesante. Ok, allora facciamo una cosa. Io ti propongo una sostituzione. Ora sì. Non so. Ok, allora ti ridico i nomi. Allora, Xiaomi 14, Motorola Edge 50 Pro, Nothing Phone 2A, S24, lo standard, Z Flip 5, Pixel 8A, Pixel 8. Quale scegli? Lo di nome? Eh sì. Z Flip. Vediamo. 5. 5. Figo. Bene. Però me li potevi far vedere subito questo. Volevo darti il massimo del il top. Mi ricordavo che ce l'avevi ancora questo, no? Te lo scippavo prima. Bene, e quindi adesso mi tocca piallare Z Flip e configurare tutto. Io spero che alla fine tenga Android, perché, cioè, onestamente, mai più. Mai. Di mattina ha scelto lui e sto piallando, sto togliendo tutti i miei dati e secondo smartphone che piallo io lo configuro e proviamo, vediamo se così va meglio o peggio, tanto ce lo dirà lei tranquillamente. Valeria, dai, vale. Devo rispondere. Vale dai, leva sto iPhone, non vale, sei squalificata. Fammi finire di sei squalificata. Ma dove cacchio l'avevo nascosto? Dove l'hai trovato? L'avevo nascosto, Valeria. Basta, fatto. Sto passando i dati. Ascolta però, cioè, sì, ho capito. Devo rispondere a una urgente, ti ho sequestrato te. Ma non vale, così sei squalificata, non sei più credibile. Leva quel telefono. Devo fare cose. Ma che devi fare? Non puoi aspettare, oggi è il tuo giorno libero. Infatti proprio. Effettivamente non è che ci ha torto, è un bel po' che sto aspettando a passare i dati. Vabbè, comunque, dai, è uguale. Allora approfittiamo che ora fra pochissimo c'è una video di lavoro e ho detto accompagno Valeria, andiamo con Nina a fare una passeggiata qui a Lucca sulle mura. Volevo approfittare e capire come mai Vale poi hai scelto Samsung senza correre adesso, dai. Allora ammetto che se avessi avuto altro tempo piuttosto che fossi stata costretta, mettiamo, si rompe il telefono, devo prendere un altro telefono, quindi un Android che non sia l'iPhone, probabilmente avrei continuato ad utilizzarlo, perché insomma. Ma che stiamo parlando? Io ti ho fatto una domanda precisa, ti ho chiesto. Sì, no, io stavo facendo una premessa. Non è che ve lo dici perché ti senti in colpa? No, lo dico perché tutto sommato avrei potuto continuare ad utilizzare Pixel. Però ho detto via, visto che ormai siamo in ballo e ho questa settimana di passione, volevo provare quest'altro. L'ho sempre visto sul tavolo lì, infatti non capivo perché all'inizio non mi avessi messo a disposizione, no, tutto l'ambaradan che c'hai sul tavolo delle meraviglie. Semplicemente perché volevo darti il massimo, diciamo, della tecnologia in questo momento, perché oggettivamente non pensavo proprio tu potessi arrivare a giovedì. Hai visto? Allora, poi obbligata a spippolarci e ti rendi conto, cioè effettivamente utilizzi un sacco di cose che magari è come il quotidiano, non le usavo neanche con l'iPhone, per dire.
E... vabbè, alcune cose puoi ammettere che non c'erano, non sul live. La nuova scelta è proprio figo, cioè, quindi l'hai scelto perché è figo, perché ti piace. Sì, perché voglio dire, non ce n'è, solo lui. Oddio, no, sul mercato ci sono altri modelli pieghevoli. Poi anche perché devo dire, forse è l'unico video che ho visto. No, beh, l'unico no. Però è uno dei video che avevo visto, perché quando sei arrivato era proprio bello. Bello, mi era piaciuto e quindi si prova, se c'è la più opportunità lo provo. E allora, invece, come sta andando ora questo primo? Perché te l'ho preparato, ti ho passato i dati. Allora, sono sincera, la prima cosa sono andata a vedere come si faceva il cerchi e cerca. Questa è una cosa figa perché, cioè, per l'utilizzo che faccio io anche, no? Quando vado su Instagram, sì, quello mi piace. Poi ho visto c'è una mini guida per l'intelligenza artificiale, che ora, vabbè, stasera con calma me la spippolo per bene. Allora, c'è da dire che ha dei colori, cioè, spettacolari, non lo so. Ha uno schermo WhatsApp che avevi detto? Le emoji un pochino meglio. Le emoji sono meglio. Sono meglio, diciamo, sono... Allora, ci tenevo però a fare una precisazione. In questi giorni io sono rimasto decisamente neutro su tutto. Non ho voluto volontariamente consigliare la funzione, fai questo, fai quell'altro. Ho voluto evitare proprio per lasciare l'esperienza di Valeria il più naturale possibile, perché bastava poco farle vedere due, tre robine, funzioni, effetto wow, e comunque tutto questo video sarebbe stato contaminato proprio dalla mia presenza, che differentemente, a meno che non guardate il mio video, e per i miei video, e per questo vi chiedo di sostenerci e iscrivervi al canale, e di fatto nessuno di voi ha me accanto che può spiegare determinate cose, quindi non vi avrei dato il giusto, cioè sarebbe stato un vantaggio troppo grosso per lei. Quindi tutto quello che vedete è esattamente la stessa esperienza che vivrebbe una persona normale che decide di passare ad Android dal suo iPhone. Allora Vale, dimmi un po' qual è stata l'esperienza, così la chiudiamo, del Pixel, visto che hai cambiato e visto che comunque già, vabbè, poco tempo per esprimere qualcosa sullo Z Fold. Allora, devo dire che ero anche tentatissima di prendere il piccolino, quello celestino mi piaceva veramente tanto, perché comunque le funzioni, il fatto che è Google, è figo, lo posso dire? Mi c'ero quasi già abituata. Ok, quindi diciamo che con un po' più di tempo anche le dimensioni... Sì, ma questo, ecco... Allora la mia ipotesi, che la mia è pigrizia, e quindi veramente ci ho messo pochissimo nonostante avessi paura che passare da iPhone a Android, pensavo fosse più dura, e invece tutto sommato è fattibile. È fattibilissimo, sì. Io ti ho detto, lui è una questione che è figo, perché sennò anche quel piccolino, lo celeste, l'8A. Io cammino con la cacca di Nina. Sì, raccogliamo le cacche, perché guardate il posto spettacolare che è Lucca, guardate, fenomenale, dovete venire a Lucca. Com'è? Sono una boomer. Sei una boomer? Sì. Perché? Da cosa... Non lo so, sento un po' boomer. Ma tu lo sai una cosa figa di questo smartphone? No. Che quando chiami e chiudi la chiamata, puoi chiudere come si faceva col... Ti ricordi lo start tac? Tac! Quando sei incazzato. Sì, pa! E ti acciacchi la pelletta. Sì. Cosa ti acciacchi? La pelletta. Tanto? L'hai visto il video? È uscito! Fatto YouTube, l'app grigio. Vabbè, non ci credo, dai, sono le menate che ti inventi. Ma l'hai visto il video? L'ho visto. Lo vuoi condividere con qualcuno un po'? Non sai che io non mi autocelebro. No, vabbè, ma non è questione di celebrare. È questione... Mandalo alle tue amiche, ai tuoi amici, dai. Non ho più, perché dopo si vergognano. Sì. Video. Allora, perché se è colpa tua. Allora ridammi l'iPhone. No. Siamo qua. La fine della serie. La fine. Ridammi l'iPhone. Se ne parla proprio. Oh. No, Vale. Cioè, tu non puoi capire. Tu non puoi capire. No, con boccone in bocca no, dai, tu non puoi capire. No. Guarda chi ha scritto, guarda chi ha lasciato un messaggio, Google Italia. Sta per iniziare la partita, forse, speriamo di no, l'ultima. Sei pronto per la partita? Sei teso? Sì, ti dovevi cambiare la maglia oggi. No, mi sono messa questa qui, speriamo porti fortuna, Corleone. Sì,
Sì, è nero. Guarda, perché sono in casa e giocano con la maglia nera. No. Sì. Allora hanno la maglia nera? Sì. Allora me la tolgo subito. Allora me la tolgo. Grande Taki. Me la tolgo subito. Attenzione a mille. Buongiorno. Buongiorno. Sei pronto per andare a scuola? Sì, non per sbrigare che è tardi. Tardi? Yes. È con te ancora. Batteria carica? Sì, sì. Carica. Spippolato? Spippolaggi. Perfetto. Buona giornata, ci vediamo più tardi che poi mi dici tutto. Ciao. Buona giornata, un parolone. E comunque io non sono assolutamente dispiaciuto di questa scelta, perché finalmente posso riprendere in mano il mio Pixel 8 Pro. Oh, mi sei mancato. Facciamo un piccolo aperitivo. Ciao già. Due birre, salamella, patatina e soprattutto lui, perché Valeria ci deve iniziare a dire qualcosa che sabato e stasera ci dirà tutto. La brindiamo. Secondo te quante visualizzazioni farà questo video? Non so, solito quanti, qual è il record dei tuoi video? Ho superato 100.000 visualizzazioni con un video. Secondo te quanto? Tira un numero. Oh, non lo so, 50, oh, sì dai. Ci può stare? Ci sta. Speriamo. Speriamo. Fate, condividete il video. Sto studiando. Yes. Comunque questo è quando faccio le... Dimmi qualche pro, dai, anche se è pochi. Quando facciamo i consigli, i collegi, il meet, messo così è tanta roba. A few moments later. Allora, siamo arrivati. Tu sei arrivato qua con l'affare minaccioso, sei partito da laggiù. Posso interrompere? Yes! Allora, siccome sono le 4:26 di sabato pomeriggio, è stato, diciamo, abbiamo già sforato la settimana. Io per una settimana mi riprendo il tuo iPhone. No. Ok, una settimana. Lui è? Lui è il Pixel. Scelto, testimoni tutti quanti. Much later. Volevo un po' capire con te come è andata e soprattutto che scelta hai fatto. Ci c'è un po' di suspense. Allora, che dire, sicuramente ho scoperto un mondo Android, infatti grazie. E che io avevo sempre, diciamo, sottovalutato, perché allora io ho sempre iPhone, no? Quindi l'iPhone, quello è. Sono partita da che avevo il 4, siamo arrivati al 14. No, il mio che era? Vabbè, insomma, non mi ricordo. Vabbè, il tuo è un 13 Pro. 12, però iPhone, quello è. E quindi voglio dire, cambia poco, cambia poco anche la forma. E invece Android, tu me l'hai fatto provare sia sul Pixel che Samsung. Sul Samsung. E però avrei potuto scegliere, cioè qui ti ricordi, no? Me l'avevi messi, c'era il Nothing, quindi voglio dire, puoi scegliere quello che ti è più congeniale. Per me quello era troppo grosso, magari questo. Cioè, ti puoi scegliere, perché Android ti permette, no? Avendolo a disposizione su... E questa è già una figata. Figata numero due è... Niente, le funzioni, intelligenza artificiale che ho imparato, lo ammetto. Mi sono andata a vedere ieri sera, mentre tu smadonnavi a guardare la televisione. E più che la televisione, la partita del Palermo, che purtroppo... Sì, vabbè. Non so se potevo rivangare il suo dirlo. E mi sono andata a vedere un paio di video tuoi. E... c'è la gomma magica, parli e lui ti fa il testo, insomma, intelligenza artificiale che è il top. Cerchi e cerca, più tante altre così. Poi vabbè, lo sai, io non so tecnica, va bene, le cose piano, non so neanche come si chiamano le funzioni. Poi per carità, iPhone c'ha dall'altro lato che magari quelle cosine, che ne so, su Instagram, che sono fatte, ma no, fatte meglio, però magari per me che non sono... Ci sei trovata meglio, vabbè, perché... anche questione di abitudine, no? Bravo, poi torniamo sempre al mio fattore, che è fattore abitudine. Poi comunque, no, una volta che tu entri nel mondo Android, cioè, non è che dici deve essere per forza come l'iPhone quello, cioè, puoi scegliere tra un sacco di cosine, quindi non deve essere per forza il Pixel, deve essere per forza il Samsung, quindi questa è una gran cosa. Cioè, ti dà più libertà di scelta. Quindi qua c'è il tuo iPhone, abbiamo chiarito tutto quello che dovevamo chiarire, abbiamo sforato il tempo di una settimanella, tu ti sei fatta un'idea, chiaramente servirebbe magari un po' di più, tutto quello che vuoi, però adesso devi darci una risposta.
Poi alla fine, ragazzi, cioè avere una risposta su che cosa è meglio, su che cosa si preferisce, su lascia il tempo che trova. Il motivo di questo video era darvi qualche spunto che andasse al di là di una scelta di una persona. Valeria ha deciso di non dirvi che cosa ha scelto proprio perché giustamente non voleva e non vuole influenzare nessuno, né dire che uno è meglio e dire che l'altro è meglio, ma semplicemente consigliare se potete di provare, perché è fattibile, no? È fattibile. Diglielo quello che ho scelto, sennò poi mi odiano. Cosa hai scelto? Dai, diglielo che ho scelto.